Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Rock3ore Sguidi ed eccoci qua con un nuovissimo video. Siamo tornati con il secondo episodio riguardante il nuovo DLC di Call of Duty Black Ops 3, il terzo DLC appunto, ed è chiamato Descent. La nuova mappa che andremo a vedere oggi è una fantastica arena dove si scontreranno dei robot e noi in questa ambientazione molto da gladiatori, andremo a combattere, a scontrarci noi all'interno e vediamo chi sarà più forte. Siete pronti per vedere questo video? Io sì. Venite con me a giocare? Ciao! Siamo qui, raga, per spiegare Rumble, questa nuova mappa. È appunto un'arena, come si capisce dal nome. Come vedete dalla foto, è un'arena dove si affrontano dei robot. Andiamo a spiegare come è strutturata questa mappa. C'è questa zona centrale in terra con un pilastro centrale dove ci sono degli ingressi dei sotterranei. C'è un lato sinistro dove ci sono degli scontrafuoco da finestre derivanti dai due spawn e due ingressi, appunto, uno per ogni spawn per sempre lo solito sotterraneo che andrà a formare una stella a tre punte. Ci sono delle case molto strutturate, molto ampie ai due spawn dove si possono appostare i cecchini e roba del genere, ma lo scontro fondamentale resterà comunque nel centro della mappa. Noi siamo dei gladiatori, quindi questa mappa a noi ci piace tantissimo. Andiamo appunto a giocarci dentro e andiamo a vincere. Andiamo a racimolare Prendiamo tutto come al ciò che solito il nostro possiamo. XR2 e partiamo. Andiamo dal lato sinistro adesso, raga. Andiamo subito a vedere i sotterranei dagli ingressi degli spawn. Ci posizioniamo qua perché abbiamo un'arma dalla distanza. Fumogeno, cavolo, da fastidio. Ci lo spostiamo. Oh, cavolo, c'è uno lì. Granata, via, ucciso. Bene. Andiamo avanti. Lì è morto uno. Oh, è morto anche l'avversario. Già tirato via anche la mina. Passiamo subito qua dal centro, no, non c'è nessuno, l'abbiamo preso per fortuna. Sempre lo stress, tra l'altro, che è morto. Prendiamo quello lì lontano, ferito. Ah, dai, non posso sbagliare queste kill così semplici. Ho sprecato troppi colpi. Andiamo sempre dalla finestra, attenzione ragazzi, ne abbiamo davanti uno. Eccolo qui che si posiziona, l'abbiamo preso sempre alle spalle, sempre al solito, quello me l'hanno rubato. Scendiamo verso il centro della mappa, andiamo verso l'ingresso dei sotterranei, appunto ci hanno preso, è un punto molto nevralgico come vi avevo già spiegato. Ripartiamo subito dallo spawn, ci fiondiamo direttamente nell'ingresso dei sotterranei laterali. Sempre qua, scontro con i fumogeni, lanciamo delle granate per sicurezza. Abbiamo distrutto una mina, quindi è qui ragazzi, eccolo qua. Non c'è nessuno. Quindi andiamo. Quelli loro spawn, quindi giriamo sotto nei sotterranei. Andiamo verso il centro della mappa. Eccoli qua che sono posizionati. Qua ho sbagliato completamente. Potevo lanciare l'ultima mia granata. Facevo una doppia così. Sono andato a cercare il conflitto ravvicinato con un'arma che non lo è. Qua ci è andata bene. Eccolo lì che si vedono le gambe, raga. Grazie all'aiuto del nostro compagno l'abbiamo ucciso. Adesso andiamo su con noi, lanciamo la granata perché ho visto che c'è qualcuno, che è anche il nostro, assist. Non mi ha fatto in tempo a lanciare l'altra granata, sennò qua veniva a fare una doppia o anche una tripla. Ripartiamo dopo questo 6-4 e ritorniamo giù. Sto morendo un po' troppo spesso per delle cose stupide, tenterò di migliorarmi. Eccolo qua, abbiamo preso subito una kill. Miriamo di qua, visto che sono sempre qui in mezzo. Attenzione, stanno qua saltandoci. Non l'ho visto, cavolo. Ce l'aveva a fianco. L'ho visto dopo. Peccato, dai. Andiamo di qua di nuovo. Eccolo lì. Niente, è scappato. Aspettiamolo un attimo. Niente, è andato via. Scendiamo noi allora. Andiamo a distruggere questa mina. Eccolo qua. No, da dietro no, cavolo. Ripartiamo dalla base un'altra volta. Andiamo questa volta centrale. Ci affacciamo alla finestra. Andiamo a mirare il centro della mappa con l'ingresso dei sotterranei. Attenzione, eccolo lì in fondo, camperato. L'abbiamo preso, raga. Headshot a distanza. No, non l'ho visto, l'ho visto sempre dopo. Si era mimetizzato bene questo con i colori.
Andiamo giù di qua dalla finestra. Andiamo nell'ingresso dei sotterranei. Giriamo a destra, andiamo verso il centro della mappa. Ci mettiamo qua, eccolo lì alla finestra, l'abbiamo preso ancora. Controlliamoci dietro intanto. Anche giù per i sotterranei, niente. Qua davanti, raga, ne abbiamo due. Eccolo lì il primo, l'ha preso il nostro alleato. Vediamo se c'è qualcun altro, no, non c'è, raga. Giriamoci dietro che abbiamo visto che è morto un nostro. Eccoli là, due nella finestra. No, l'ho ferito, cavolo, la seconda racket non è arrivata. Vabbè. Eccolo lì in mezzo, bella lì, preso. Lì in fondo, tripla, raga, tripla. Adesso andiamo subito. Eccolo lì in fondo un altro. Quadrupla, vai così. Bel colpo a distanza. Fatto proprio delle belle kill, attenzione qua. Non visto, no, da dietro. Non ho guardato l'angolo prima di uscire. 13-9, ripartiamo. Partita molto equilibrata, anche molto difficile. L'avevo già praticamente preannunciato perché questa mappa è molto particolare da giocare ed è un ritorno un po' al passato, ma un gioco un po' più statico. Così. Quindi è bello anche per quello. Non l'ho proprio visto quello, è uscito all'improvviso. Dai, ripartiamo. Granata di sicurezza in mezzo. Non c'è nessuno. Facciamo un'altra lì. Proviamo la granata, l'abbiamo visto. Wow! 3 punti! LeBron James, attenzione ragazzi! Poi dopo è morto un po' come un pirla, però vabbè, niente. Eccolo lì, raga. Già si è sbucato davanti. Non abbiamo fatto in tempo ad ucciderlo. Anche se per me doveva già morire. Andiamo giù di qua, raga. Abbiamo visto che ci hanno ucciso il nostro alleato di qui. Andiamo nei sotterranei anche noi, allora. Eccolo lì, nell'angolo opposto. L'abbiamo preso. Ce n'è un altro. Ci ha lanciato la mina in tempo. Siamo morti così. Siamo qua in mezzo a fumogeno. Andiamo direttamente verso il centro mappa. Ci hanno ferito, ma ci siamo salvati. Guardiamo bene qui in tutti gli angoli. Scendiamo giù. Andiamo nel laterale di destra. Eccolo qua, appunto. Perdo sempre gli scontri ravvicinati. Devo evitarli. Eccolo lì, raga. Cosa facciamo? Ci riproviamo? Ma sì, dai, va. Granata. Stavolta da due. Ed eccolo lì. La seconda l'ho sprecata, però vabbè. Andiamo giù. Vai col Reaper, cavolo. Sbagliata la grafica. Non mi ero ancora ripreso che ho iniziato a guardare in cielo. Il centro è libero. Andiamo a guardare il laterale. Ecco qua che ci salta davanti. Ci hanno aiutato, ci hanno salvato anche. Grazie ai miei compagni. Eccolo qua un altro, preso. Livello 210, buono. Andiamo avanti da questa parte. Entriamo nel loro spawn, ah no, nel nostro. Torniamo indietro allora. Carichiamo. Sicurezza. Eccoli qua, raga, come avevo detto, che stanno arrivando. Il primo. Oddio, ne è passato uno, ma l'hanno ucciso. Eccoci qua, raga, stanno arrivando tutti. Un altro. Ecco lì, che ho ucciso il nostro, 3. Ce ne segna anche un altro, ma noi andiamo da questa parte. Stavolta ti prendiamo noi, senza assist degli alleati. Lanciamo gli approvvigionamenti, lanciamo l'UAV, ormai è quasi finita la partita, raga. Mettiamo l'approvvigionamento, intanto guardiamo da quel lato, eccolo lì che arriva. L'abbiamo preso, raga, non so come ho fatto. Boom. Abbiamo Yestrom. Dice un altro. Lo facciamo, ci riproviamo da 3. Attenzione, hitmarker stavolta. Anche se però l'avevo messa parecchio vicino, però ma poteva anche morire. Andiamo lì col destro, una in mezzo. Ho visto che ce ne sono parecchi lì vicino al sotterraneo. Sono stati un po' protetti dal tetto uno, però l'abbiamo preso, dai. Andiamo giù di qua, ci stanno sparando da dietro.
Ritorniamo lì dove ci hanno appena ammazzato. Attenzione, no, ho visto che sto uscendo da questa parte. Ferito gravissimo, raga. Non è morto, cavolo. Non arriva mai la seconda raffica. Facciamo dentro una granata di sicurezza. Giriamo. Oh, attenzione, quello lì. Lo prendiamo. Entriamo noi adesso. Ah no, da dietro, attenzione. Ah, non mi è riuscito il twist. Ed è finita qua, ragazzi, la partita 100 a 98. Bellissima partita combattuta come soltanto dei veri gladiatori sanno fare in questa fantastica arena. Andiamo qua alla killcam. Non siete delle nullità come mi aspettavo. Esultanza per lui. Bella partita. Wow. Backflip. 26-19, 1-37 di ratio e 4 assist. Questa qui è la mia partita di oggi. E ciao ragazzi, anche il video per oggi è finito. Spero di essere stato abbastanza esaustivo e di aver spiegato bene anche questa altra mappa. Come al solito, spero che questo video vi piaccia, quindi lasciate un like, un commento qua sotto e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Cosa importantissima, attivare anche le notifiche in modo tale che vedrete subito il video appena verranno caricati. Per oggi è tutto, quindi come al solito noi ci si vede al prossimo video. Stessa ora, stesso luogo, stesso player, ma con tante novità tutte da scoprire. Ciao!